Sei pronto a fare il tuo dovere per Roma? Sì, padre. Tu non diventerai imperatore. Quale uomo più anziano e più saggio prenderà il mio posto? I miei poteri passeranno a Massimo, al quale saranno affidati finché il Senato sarà pronto a governare. Ancora una volta, Roma deve tornare a essere una repubblica. Massimo. Sì. La mia decisione ti delude? Una volta mi scrivesti, considerando quattro delle principali virtù: saggezza, giustizia, fermezza e temperanza. Leggendo quello scritto capivo di non possederle. Ma ho altre virtù, padre. Ambizione. Questa può essere una virtù quando ci conduce a eccellere. Intraprendenza. Coraggio. Forse non sul campo di battaglia, ma ci sono molte forme di coraggio. Devozione. Alla mia famiglia. E a te. Ma nessuna delle mie virtù era sul tuo scritto. Anche allora era come se non mi volessi come figlio. Oh, Commodo. Stai esagerando. Vado scrutando i volti degli dèi, cercando il modo di compiacerti, affinché tu sia fiero di me. Una parola gentile, o se almeno una volta mi avessi abbracciato e tenuto stretto al tuo petto per me, sarebbe stato come il sole nel cuore per mille anni. Cosa ho di me a tal punto? No, Commodo. Non volevo altro che essere degno di te. Cesare. Padre. Commodo. Le tue mancanze come figlio sono il mio fallimento come padre. Massacrerei il mondo intero. Se solo tu mi amassi. Oh!